voci su che qualcosa qui non funziona. Siamo come Toya Pampona. Welcome back e bentornati nel quarto episodio della nuova serie, la nuova Serie A. Stiamo analizzando insieme le nuove rose che troveremo su FIFA 18 nella Serie A di questa nuova stagione. In questo episodio vedremo insieme le formazioni di Sassuolo, Sampdoria e Torino. Prima di iniziare vi invito a mettere un bel like, sto vedendo che questa serie vi sta piacendo e quindi supportatela fino in fondo con un bel pollicione in su. Partiamo subito con la prima squadra di Mr. Buchi, arrivato dopo l'addio di Di Francesco, il 4-3-3 del Sassuolo. Tra i pali consigli, difesa a 4 con Lirola, Acerbi, Cannavaro e Peluso. Centrocampo a 3 con Duncan, Magnanelli e Missiroli. In attacco c'è Mimmo Berardi, Politano e Falcinelli. L'unico volto nuovo è proprio il bomber Falcinelli, arrivato dopo una stagione strepitosa al Crotone. Il Sassuolo che ha cambiato pochi interpreti nei ruoli, la difesa è formata sempre dai soliti nomi di spessore che possono essere Cannavaro, Acerbi, ma assolutamente il portiere Consigli. Centrocampo molto fisico con Duncan su tutti e il capitano Magnanelli. In attacco le certezze che sono Berardi e Politano. C'è stato l'addio di De Frel, però il Sassuolo potrà contare anche quest'anno sulle prestazioni del suo fantasista Mimmo Berardi. Passiamo alla seconda squadra di quest'oggi, la squadra di Mister Giampaolo, la Sampdoria. Con il 4-3-1-2 si schiera con Puggioni tra i pali. Difesa a 4 formata da Sala, Silvestre, Ferrari e Strinic. A centrocampo Barreto, Torreira e Praet. Come trequartista c'è Ramirez, in attacco Fabio Quagliarella e Duvan Zapata. Molti volti nuovi in questa Samp. C'è Ferrari arrivato dal Crotone e Strinic arrivato dal Napoli. Il trequartista Ramirez, tornato in Italia dopo l'esperienza in Premier League con il Middlesbrough. In attacco c'è la solita certezza, Fabio Quagliarella, che nonostante la sua età continua a far gol. Di fianco a lui Duvan Zapata, arrivato dal Napoli. Spero vivamente che il campionato della Samp possa essere un campionato tranquillo e magari, perché no, togliersi tante soddisfazioni come ha fatto l'anno scorso e magari sfornare qualche nuovo talento, così come è successo per Schick, andato via proprio nelle ultime ore di mercato per un valore oltre i 40 milioni di euro. Ultima squadra che andremo a vedere quest'oggi è il Torino di Sinisa Mihajlovic, il suo 4-2-3-1 con Sirigu tra i pali. Difesa a 4 con Ansaldi, Moretti, Nkulu e Barreca. Davanti la difesa Rincon e Baselli. Dietro l'unica punta, il bomber Belotti, ci sono Iago Falche, Jaic e Niang. Come al solito, come ogni anno, il Torino cambia quasi metà squadra. Quest'anno è arrivato Sirigu tra i pali a proteggere la porta, lui che arriva da una stagione alquanto anonima all'Osasuna. Dopo la partenza di Zappacosta è arrivato Ansaldi, ricordiamo Zappacosta approdato al Chelsea di Conte. La difesa formata con il nuovo acquisto Nkulu, arrivato dalla Ligue 1, dal Lione, e a centrocampo c'è il generale Rincon, che è arrivato proprio dai cugini della Juventus. In attacco tante certezze e tanti punti interrogativi. La certezza è il gallo Belotti e gli Aic. Il punto interrogativo è il nuovo arrivato Niang. Dopo tante stagioni sotto le aspettative, Niang è pronto per il riscatto. Il Torino che come al solito si presenta al campionato di Serie A come mina vagante, ma con tante certezze. Staremo a vedere nel corso di questa Serie A quale sarà il piazzamento finale. Ragazzi, per questo quarto episodio è tutto. Io vi invito a mettere un bel like per questa serie che tornerà come al solito tra qualche giorno. Passate dalla descrizione dove troverete tutti i link dei social per rimanere in contatto con me. Pagina Facebook, profilo Instagram, ma soprattutto il canale Telegram dove posterò tutti gli aggiornamenti dei nuovi video che usciranno sul canale e tutte le anticipazioni di FIFA 18. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ragazzi, passate una buona giornata. Noi ci vediamo in un nuovo video. Un saluto a tutti dal vostro Juan Mata.